Fragilità, isolamento, ansia sociale è l'altra faccia del Covid che dopo l'emergenza sanitaria lascia la sua eredità negativa, una scia che ostacola il ritorno ad una vita normale. Come superare tutto questo? A dare una risposta ci ha provato Confartigianato Persone, che ha organizzato un convegno che ha messo intorno a un tavolo istituzioni locali, esperti della ASL, psicologi, avvocati, counselor, per tentare di lasciarsi alle spalle i traumi psicologici e sociali della pandemia. Noi in quel momento avevamo lanciato il servizio di Confartigianato Salute, che è un pacchetto di servizi messi a disposizione, oltre a quelli nostri ordinari ovviamente di patronato e CAF, ma anche la disponibilità di un legale e di uno psicologo, perché abbiamo visto che nei nostri uffici, gli unici rimasti aperti in tutta la provincia, tante persone manifestavano dei disagi. Tra le categorie di persone maggiormente colpite dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, quella degli anziani e dei pensionati. Con il nostro lavoro di tutti i giorni, siamo presenti in tutta la provincia, siamo vicino a loro per aiutarli nelle pratiche burocratiche, ma anche per dargli un momento di ascolto, di vicinanza, specialmente nel momento della pandemia. Quanto è importante anche la sinergia tra la politica e il tessuto sociale della città? È decisiva. Noi ci siamo inventati la Fondazione Arezzo Comunità proprio nei lunghi mesi del Covid, nella certezza che il dopo non sarebbe stato più uguale al prima e che questo dopo l'avremmo dovuto costruire insieme, mettendo a sistema tutte le forze, tutte le energie. All'evento erano presenti gli studenti del liceo Vittoria Colonna, che hanno portato la testimonianza diretta dell'impatto che il virus ha avuto sulle loro vite.